vicenda Banca Etruria torna ancora una volta in consiglio comunale. Ecco, cosa chiedete oggi? Allora, la mia richiesta è quella di coinvolgere il sindaco per fare in modo che insieme magari anche alla provincia, piuttosto che alla Camera di Commercio, alla Regione, cerchi di fare in modo che questa direzione generale di Banca Unica rimanga ad Arezzo, per non togliere comunque quello che è stato creato dalla nostra banca del territorio, per non togliere in un momento di crisi il posto di lavoro a 400 persone e a tutto l'indotto che ci circonda. Diciamo che c'è stato nel Consiglio Comunale aperto proprio su Banca Etruria, il Consiglio ha votato all'unanimità per fare in modo che, per dare anche la delega al sindaco di procedere in questo senso. C'era stato detto che avrebbe convocato l'indomani il direttore di Banca Unica per un incontro, ma non abbiamo avuto più nessuna risposta. La perdita del centro direzionale ad Arezzo in via Calamandrei sarebbe sicuramente una grave perdita per tutto il territorio, per l'economia. Certo, sarebbe una ricaduta gravissima, non solo, dicevo, per 400 persone che purtroppo si ritroverebbero senza lavoro, quindi 400 famiglie, 400 bambini che non avrebbero la possibilità di fare corsi, di andare negli asili, ma di tutto l'indotto commerciale, industriale, artigianale. Cioè veramente in un periodo di crisi in questo modo bisogna cercare di mantenere almeno questo.